A distanza di 5 mesi dall'ordinanza di sgombero fatta dal comune di Teramo per le famiglie di una palazzina Ater dichiarata inagibile, a distanza di 5 anni dal sisma, alcuni residenti sono ancora lì negli appartamenti classificati E di via Spataro a Colletterrato. Una vicenda che il consigliere comunale di opposizione Franco Fracassa ha portato all'attenzione del consiglio comunale nel corso del question time, definendo la situazione incredibile e allucinante, soprattutto per il rischio concreto che le famiglie in questione stanno vivendo. Quello che risulta sono ancora 5 famiglie all'interno di una palazzina che è stata catalogata, una tipologia E di danni gravi. È una cosa assurda perché non si è pensato minimamente alla sicurezza di queste 5 famiglie. Io voglio ricordarle che nel periodo del terremoto noi abbiamo portato a termine, purtroppo, sulla città di Teramo 1100 ordinanze, ma sempre mettendo in sicurezza le famiglie che abitavano appunto su queste palazzine. Per la prima volta, e secondo me questo è anche un record di negatività, una palazzina è rimasta abitata per tutto questo tempo. Adesso si cerca di dare le responsabilità sempre agli altri. L'ordinanza è stata firmata dal nostro sindaco. Il sindaco deve provvedere anche a far sì che questa ordinanza venga eseguita. Quindi la principale artefice di questa negatività è ancora il nostro sindaco, ancora questa giunta. Hanno incontrato queste famiglie più volte, quindi erano consapevoli dell'ordinanza notificata, erano consapevoli che queste famiglie erano ancora all'interno e non hanno fatto nulla. Ieri hanno mandato i vigili appunto anche per denunciare queste 5 famiglie, perché non hanno ottemperato a lasciare appunto l'ordinanza e quindi a lasciare l'abitazione. Oltre al danno, la beffa: invece di provvedere immediatamente a collocarli in alberghi, a toglierli immediatamente da questa insicurezza, li hanno forse anche denunciati, ma sicuramente perché sono andati vigili nelle abitazioni. Vede, provo amarezza e mi dispiace per queste 5 famiglie che stanno subendo tutti questi, queste ingiustizie da parte di un sindaco e una giunta, a mio avviso, incompetenti.